sicurezza. Non è nulla senza il cuore. Amici sportivi, buonasera. Siamo qui un po' defilati, ma sempre all'esterno del campo di Carciato, in quelli di Maro Folgarida, dove si è da poco conclusa la seconda amichevole stagionale del Napoli di Spalletti 2022-2023. Napoli-Perugia è terminata 4-1. Le reti, la prima di Kvaratskhelia ottenuta dopo un bellissimo scambio al limite dell'area di rigore, un dai e vai con Victor Osimhen, che ha portato poi il georgiano a concludere in porta con un tiro al volo di destro. La seconda sugli sviluppi di un corner di Zambo Anghissà dopo una ribattuta del portiere è un tap-in vincente. Il Perugia ha poi ricucito le distanze con una rete di Melchiorri su un errore di Zanoli, su una respinta di un cross dalla destra in area di rigore, terza rete poi di un Matteo Politano in grande spolvero e la quarta di Andrea Petagna, promesso sposo del Monza, che ha segnato però un bellissimo calcio di rigore sul finale. Chiedo subito al mio collega qui alla mia sinistra, Eddie Riccio, che tipo di spunti secondo lui interessanti ha dato questa partita. Sì, sicuramente è stata una partita rilevante, Mattia, nella quale gli azzurri hanno mostrato la propria qualità, sebbene il livello in qualche modo comunque del Perugia comunque sicuramente inferiore a quello del Napoli. Però durante la partita, nel corso della partita, hanno brillato calciatori come Politano e Kvaratskhelia, in particolare quest'ultimo, che ha mostrato tutta la sua classe, la sua eleganza, la sua raffinatezza e soprattutto la sua intelligenza tattica, in particolar modo nell'occasione del primo gol in quello scambio con Victor Osimhen. Ma anche Matteo Politano, che comunque sta ricucendo i rapporti con Luciano Spalletti anche per riconquistare la fiducia del mister e chissà, forse puntare ad una possibile permanenza sotto l'ombra del Vesuvio in vista della prossima stagione. È vero, sembrerebbe davvero che Matteo Politano abbia ricucito del tutto i rapporti con il Napoli e con Luciano Spalletti. C'è stata anche una stretta di mano nei giorni scorsi tra Mario Giuffredi, il suo agente, l'agente di Politano, di Lorenzo e di Mario Rui, con lo stesso tecnico. C'è adesso una fiducia ritrovata. Matteo Politano è un giocatore che potrebbe sicuramente far comodo al Napoli, quindi si vedrà che cosa succederà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Discorso diverso invece per Andrea Petagna, che è davvero promesso sposo al Monza di Galliani e Berlusconi. Per concludere chiedo a Saraghe che tipo di modulo invece si aspetta dal Napoli di Spalletti per l'anno prossimo, perché abbiamo visto quest'oggi riproposto anche nel secondo tempo un 4-3-3 molto tipico, con un as a sinistra e con Politano a destra, con Petagna al centro, mentre nella prima frazione abbiamo visto quello che probabilmente sarà il Napoli dei titolari. Sì, io penso che quest'anno Luciano Spalletti opterà per il 4-3-3, modulo che esalta maggiormente i giocatori azzurri molto tecnici, appunto come Kvaratskhelia, Politano, Lozano, Osimhen, ma anche Fabian Ruiz e Zielinski. L'anno scorso abbiamo visto che Luciano Spalletti ha preferito spesso e volentieri il 4-2-3-1, ma vedendo gli allenamenti di questo ritiro probabilmente sarà il modulo prescelto il 4-3-3. Prima di chiudere il collegamento ricordiamo gli appuntamenti che riguardano il Napoli. Domani ultima giornata di doppia seduta, anche se probabilmente ci riferisce la società che potrebbe esserci un pomeriggio di riposo, però se nulla dovesse cambiare, allenamento mattutino alle ore 10, allenamento pomeridiano alle ore 17:30, martedì ultimo allenamento e poi partenza. Domani sera la conferenza di Luciano Spalletti e sul fronte mercato, attenzione perché tra stasera e domani mattina ci sarà l'arrivo certo di Leo Østigard, che deve firmare il suo contratto con il Napoli. Per quanto riguarda invece Paolo Dybala, quest'oggi c'è stata un'offerta formalizzata, ufficiale, della Roma per 4,5 milioni più bonus. Il Napoli avrebbe, secondo Sky Sport, offerto di più. Adesso la decisione sta all'argentino, che appunto dovrà sicuramente capire quale sarà il suo futuro, comprenderlo nei prossimi giorni, nella prossima settimana. Per adesso da Mattia Fele, Sara Ghezzi ed Edoardo Riccio è tutto.